Nessun bike park o trail fighissimo nel video di oggi. Avremo bisogno solo di una bici e di un piano. Andiamo! Come vi ho anticipato nella intro, oggi non ci servono bici particolari. Potete avere una bici da enduro, il mountain, dirt o anche la graziella di casa, va benissimo. Basta avere un piano che sia di cemento, erba, terra, quello che avete. E il terzo requisito fondamentale è che vi dovete iscrivere al canale. È giusto, taggatemi nelle storie che fate e io le guarderò tutte e le commenterò dandovi dei pareri. Primo trick di oggi, stop. Allora, per questo primissimo trick, penso che tutti abbiate capito che bisogna schiacciare molto forte il freno davanti. Ma bisogna riuscire a portare anche tutto il proprio peso e sfruttare la forza della frenata per portare il nostro peso avanti, tenendo però le braccia completamente rigide. Non bisogna mai piegare le braccia e andare verso la bici. Non servirà tantissima rincorsa. Basta avere veramente qualche metro, dare mezza pedalata, alzarsi in piedi e poi, tenendo le braccia rigide, spostare tutto il nostro peso avanti. Non dovete, diciamo, superare questo punto, perché sennò vi capottate e non è bellissimo. Comunque, per evitare di capottarvi, potete tranquillamente bilanciare col vostro bacino un po' l'equilibrio. Quindi, se sentite che state andando troppo avanti, portate tutto il sedere indietro, così fermate un po' la bici che si alza. Ovviamente poi, ragazzi, potete provare questo trick a velocità diverse. Dovete stare attenti perché dovete regolare bene il freno se lo fate così veloce. Ah, potete anche provare a fare delle challenge. Io lo sto facendo con la lattina, tipo provare a sorpassarla, ok? Ancora più difficile, proviamo a schiacciarla. Questa è di precisione. Un po' fail, un po' failata. Voglio schiacciarla bene. Bang! Adesso l'abbiamo schiacciata bene. Trick numero 2 wheelie e trick numero 3 manual. Due trick molto simili ma completamente diversi nel loro svolgimento. Wheelie, in italiano la possiamo chiamare la semplice impennata. Io vi consiglio, tenete la sella non troppo bassa bassa, ma una via di mezzo, diciamo. E in questo caso nel wheelie, quindi nell'impennata, bisogna partire pedalando. La bici si alza perché la nostra forza è data sia dalla spinta delle braccia ma anche da una pedalata. E poi bisogna continuare a pedalare. Quindi a questo punto, boom, si pedala e si va su. Ecco, qui bisogna avere sia un buon equilibrio per stare centrati destra e sinistra, sia anche un buon controllo sempre. Ricordatevi, avete il freno posteriore che dovete usare assolutamente per imparare a far bene queste impennate. Da seduti bisogna caricarsi e boom, spalle indietro, rimanere con le spalle indietro, braccia belle tese, e ovviamente giocare tanto con il freno. Rimanete sempre pronti a saltare giù dalla bici, quindi nel caso in cui andate oltre, giù i piedi e riprovate. L'altro trick strettamente connesso è il manual. Manual è come un'impennata ma si fa senza pedalare, quindi dovete acquistare prima la velocità, quindi avere una velocità costante, dare un colpo bene con le braccia, spostare tutto il vostro peso indietro e provare sempre a stare in equilibrio, sempre con lo stesso modo. Cosa fondamentale per questo trick? La sella da su, buttiamola giù tutta, quindi pedaliamo, colpo, equilibrio. Ok ragazzi, per i prossimi due trick siamo nel box, siamo nei garage, perché so che molti di voi magari abitano in un appartamento, quindi vi dimostrerò che anche nei garage, nei box, si può fare qualcosina per tenersi un po' in allenamento. Tra l'altro, per il prossimo trick è molto meglio avere una superficie liscia come quella dei box, molto molto scivolosa. Quarto trick, infatti, stiamo parlando della sgommata perfetta, ragazzi.
tutti siete capaci di sgommare, lo sappiamo tutti, ma la sgommata perfetta è tutta un'altra cosa, perché come avete visto nella sgommata perfetta si fanno i chilometri in sgommata, ragazzi. Molto importante la posizione. Sappiamo tutti che bisogna schiacciare il freno posteriore, ma si sta in piedi sui pedali puntati in avanti, quasi appoggiati con la nostra pancia sul manubrio, e niente, si fa più pressione possibile sulla ruota davanti schiacciando solo il freno dietro. E vedrete che con questa posizione riuscirete a fare il Giro d'Italia sgommando. Quinto trick, ragazzi, si va all'indietro in bici. Tino, facci vedere il fakie. Allora, Tino ci ha fatto vedere come fare fakie appoggiandosi a un muro, diciamo. Però la cosa perfetta, chi ha un box, è utilizzare la discesa dei box. Per iniziare a fare questo trick vi consiglio di iniziare a farlo senza tenere i pedali, nel senso che arrivate seduti, togliete i piedi dai pedali e provate ad andare all'indietro rimanendo seduti senza i piedi sui pedali e provando a bilanciarvi toccando destra e sinistra per terra finché non riuscite a farlo per un pezzo senza toccare completamente per terra. Se riuscite a fare questo passaggio, poi provate a mettere sui piedi e provate ad andare all'indietro. Sapete che in avanti si pedala, quindi la ruota gira indietro, a meno che non abbiate lo scatto fisso. I pedali girano a vuoto, quindi voi direte: ma perché quando va indietro pedali? La bici, voi quando la fate andare indietro non potete tenerli fermi, cioè automaticamente pedalano indietro. Quindi la cosa importante è che seguite il movimento della pedalata, dovete tenere il vostro sedere il più indietro possibile, quindi braccia stese e sedere indietro. Vi verrà da stare in avanti perché la bici va indietro, quindi il vostro corpo andrà avanti, ma no, state completamente indietro con tutto il vostro peso. Come ultimissimo step per i pro proprio c'è il girarsi, quindi il reverse. Per revertare bisogna fermare la pedalata all'indietro, quindi bloccare i pedali e dare un colpo per riuscire a girarsi. Mi raccomando, ragazzi, è vietato barare mettendo il video al contrario, eh. Trick numero 6, questo non lo conoscete, il cardigan. Però diamo la linea a uno degli inviati. Vai pazzo. Grazie della linea, Toto. Adesso andremo a vedere cardigan. È una volta buona. Una cosa veramente fondamentale è la posizione del pedale, nel senso che non si può fare ovviamente col pedale messo in questa posizione e nemmeno indietro, quindi nemmeno così. Dovete metterlo perfettamente dritto davanti a voi. Fate due passi indietro in modo tale che mettete il piede direttamente sul pedale e fate forza. Qui dovete proprio spingere la bici molto forte, ok? E poi con quest'altra gamba, appoggiando la caviglia o diciamo la parte interna della gamba, e qui dovete dare un calcetto alla bici senza però usare le braccia. La bici vi deve arrivare in mano da sola. Quindi, per capirci, settimo trick, crank flip. L'ho scelto perché io non l'ho mai fatto, non l'ho mai provato. Vediamo il nostro Ivo che lo sa già fare, come ce lo fa vedere. Sì, grazie per la linea, Toto. Sono settimane dure quelle che stiamo vivendo adesso. Ma bando alle ciance, andiamo subito sui fatti. Ok, grazie Ivo. Adesso quindi lo imparerò con voi. Da quello che mi ha spiegato, tutti pensiamo che la spinta sia data dal pedale posteriore. Ed è qui che cade l'asino. Noi la spinta per far girare i pedali la diamo per la maggior parte con il piede che sta davanti, perché dobbiamo inclinarlo in avanti e da qui spingere indietro. Parastinchi per fare questo trick, eh? Sennò vi distruggete gli stinchi. Iniziamo a provarlo da seduti. Da qui, tu. Ricordatemi, bene inclinato in avanti in modo tale che vi grippa bene. Adesso proviamo a farlo da in piedi ma senza saltare. Quindi da qui, ecco. Tac. Possiamo passare allo step successivo, che è quello con il bunny hop. Vediamo. Oh. Damn! Anche oggi un nuovo trick imparato, ragazzi. Ok, ma gli ultimi tre trick, ragazzi, hanno dei nomi sensazionali. L'ottavo si chiama il pendolo. Roby, il mio preparatore atletico, ci fa vedere perché questo trick si chiama così.
Ciao Toto, beccati il pendolo. Magari per iniziare avvicinatevi a una rete, a un muro. Appoggiatevi, non dovete mettere i piedi molto larghi, metteteli sopra la ruota. Potete farlo con la mano attaccata al manubrio, che è un pochino più semplice. E per adesso tenetevi qua e provate pian piano a lasciarvi e vedete se riuscite a stare in equilibrio. Quando vi sentite un pochino più sicuri... Penultimo trick, il divano. No, no, Toto, ti spiego io il divano. Oh. No, Albi, non quel divano. Ve lo spiego io. Per questo trick veramente non serve alcuna abilità, solo saper stare in equilibrio su una bici, ma pedalando regolarmente. Quindi iniziate a dare due pedalate sui piedi, appoggiateli sul manubrio, così prendete un attimo confidenza, e poi su, appoggiati bene. Ecco, magari evitate, ragazzi, di arrivare proprio a fermarvi. Ultimo trick, ragazzi, il pedalò al contrario. Accertatevi per questo trick che sia tutto completamente libero. Ok, ma come si fa questo trick? Qui bisogna avere un buon equilibrio sulla bici già. Si parte mettendosi al contrario sulla bici, ok? Poi quando siete pronti fate forza sul pedale e sedetevi sul manubrio e continuate a pedalare. Non smettete mai di pedalare. Pedalate piano quando ci avete preso un attimo la mano. Provate a fare anche le curve per tornare. Ed è qui il difficile. Io è mezz'ora che ci provo per farlo abbastanza decentemente, ma ancora... Ancora rischio di prendere la camera. Bene, anche questo video è giunto al termine, ragazzi. Abbiamo visto i 10 trick che si possono fare con qualsiasi bici in piano, quindi potete farlo tutti. Mi raccomando, adesso è il vostro turno. Prendete le bici, rimanete a casa, quindi nei vostri giardini oppure nella corsia dei box se abitate in appartamento. Provate questi trick che vi ho fatto vedere e soprattutto filmatevi, taggatemi e usate l'hashtag Toto ti spiega in modo tale che posso andare a vedere tutti i vostri post o video e darvi un giudizio sui vostri trick. Ve lo ripeto all'infinito, ma se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché io vedo dalle statistiche che tantissimi di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al mio canale. Lasciate un commento in modo tale che so quale trick vi è piaciuto di più e cosa posso portarvi in futuro. Buon divertimento!